Ciao! Allora, video prodotti finiti, direi gli ultimi prodotti terminati del 2017. Sì, direi che non ne farò altri perché siamo a metà dicembre. Non vi so spiegare la tipologia di video perché ovviamente la conoscete benissimo. Vi faccio vedere tutti i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Questa volta con sfondo natalizio, dato che siamo in procinto del Natale, di avvicinarci al Natale, parto subito a caso come al solito. Allora, primo prodotto terminato è il tonico della Kiehl's, quello alla calendula, quindi è senza alcol, per pelli da normali a grasse. Ne avevo sempre sentito parlare bene, costa una fucilata, cioè una cosa tipo 30 e passa euro. Io l'avevo preso approfittando di uno sconto sul sito di Kiehl's, anche se comunque secondo me rimane un prezzo altissimo per un tonico, però ne avevo sentito parlare molto bene su YouTube in generale. E in più è una pelle comunque da normale a mista più che grassa. Allora, non era un tonico malvagio, tutt'altro, era molto lenitivo e calmante, però sinceramente ho usato dei tonici che costavano meno di un terzo con cui mi sono trovata allo stesso modo, per cui non è un prodotto che ricomprerei. Inoltre questo tonico ha all'interno i pezzetti di calendula proprio in infusione, diciamo, e quando poi era arrivata verso il fondo andavo a rovesciarlo sul dischetto, mi uscivano tutti questi pezzettini che onestamente mi facevano anche un po' senso, e quindi dovevo prima toglierli tutti prima di passarlo sul viso, quindi diciamo che no, non lo ricomprerei, però come tonico in sé è un buon tonico. Poi shampoo, ho finito questo shampoo di Vital Care, il boccettone da 500 ml, questo è lo shampoo anticrespo con olio di jojoba ed estratto di bambù, nutre e leviga il capello, è per capelli crespi indisciplinati, i miei capelli non sono crespissimi, però essendo mossi tendono leggermente al crespo, devo dire che questo shampoo è ottimo, mi sono trovata benissimo, mi lasciava i capelli super lucidi, puliti, leggeri, non appunto mi riduceva l'effetto crespo e fa quello che io cerco in uno shampoo, quindi sicuramente lo ricomprerei, ma a me piace cambiare, quindi chissà quando lo ricomprerò, però mi è piaciuto. Poi, scrub corpo, questo è lo scrub di My Fragrances che l'azienda mi aveva gentilmente inviato insieme ad altri prodotti. Questo è lo scrub corpo bio al riso e orchidea, contiene sale del mar morto e olio di cocco. È uno scrub ottimo, con un profumo paradisiaco. Mi è piaciuto tantissimo, è proprio uno scrub al sale, quindi voi sentite proprio l'effetto drenante, a differenza degli scrub zuccherini, diciamo, l'olio di cocco mi lasciava la pelle super 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 morbida, non avevo assolutamente bisogno di mettere la crema dopo. Questo è 330 grammi, non mi ricordo il prezzo, ma vi lascio il link al sito di My Fragrances perché comunque fino al 31 dicembre avete uno sconto di 10 euro su 50 euro di spesa con il mio codice che poi vi indico sotto nell'info box, quindi se volete andare a curiosare, io sono prodotti questi, linea corpo e anche linea home, che sto adorando, mi sta piacendo tutto quello che mi hanno inviato e quindi ve li consiglio assolutamente. Poi, acqua micellare, questa è di Fito Relax alla vitamina AC più E, ottima acqua micellare che ricomprerò sicuramente, ora ne sto finendo un'altra di l'erboristica, ma non mi sta piacendo come questa, mi piace davanti anche il profumo perché è proprio, sa di proprio di arancia ma dolcino, non è troppo agrumato, strucca perfettamente e mi è piaciuta proprio, rinfresca la pelle, ottima, ottima, ottima. Poi, Essence di Kiko, questa è la Pure Clean Essence, quindi una lozione idratante e rivitalizzante per tutti i tipi di pelle, mi è durata veramente un'eternità, quasi un anno praticamente, cioè l'ho iniziata a febbraio e l'ho finita a ottobre, tipo. È un'ottima Essence, mi è piaciuta molto, lascia la pelle bella idratata, io andavo a metterla un pochino così sulle mani, strofinavo e picchiettavo, perché se si va a mettere sul dischetto si va un po' a perdere. E mi è piaciuta, però mi aveva stufato perché mi è durata una vita, però è buona. Poi scrub viso invece, questo è di Bioficina Toscana, lo scrub viso ai frutti rossi, mi è piaciuto moltissimo questo scrub, contiene anche olio di oliva, quindi scrubba ma lascia la pelle comunque bella morbida e idratata,
Anche questo mi è durato tantissimo, sono 100 grammi ma ne basta veramente poco, poi io faccio lo scrub una volta a settimana, quindi potete capire, veramente mi è durato qualcosa come 6 mesi. Il PAO è proprio di 6 mesi, però devo dire che non si è alterato, sono arrivata alla fine tranquillamente, sono riuscita a utilizzarlo tutto. Appunto questi microgranuli di frutti rossi che aiutano ad esfoliare, è un prodotto comunque naturale, io più vicino a Toscana l'adoro, è un brand che mi piace tantissimo e finora non mi ha mai deluso. Poi vi segnalo un bagnoschiuma maschile, stranamente, non parlo quasi mai di prodotti da uomo, ma perché il mio fidanzato non mi delucida quasi mai sui prodotti che usa, però questo invece ve lo segnalo perché mi ha detto che si è trovato veramente molto bene, gli è piaciuto tantissimo sia la profumazione che comunque proprio come gel doccia, ed è quello di L'Oreal, la linea Men Expert, questo qui è quello Invincible, ed è... Doccia schiuma, shampoo e si può usare anche come detergente per il viso, quindi comunque un 3 in 1, se i vostri uomini sono sempre di corsa e hanno una vita iperattiva come il mio, sicuramente è un prodotto che sotto la doccia possono anche lavarsi il viso tranquillamente e ha un profumo veramente veramente buono, maschile proprio, ma buono, molto sensuale e che rimane tantissimo poi in bagno, quindi ve lo segnalo, costano abbastanza poco, spesso li trovo anche in offerta da Tigotà. Poi, allora, maschera capelli di Collistar, questa è la oleo maschera sublime per tutti i tipi di capelli, mi è piaciuta moltissimo questa maschera qua, è una maschera diciamo generica per capelli, nutriente, va bene appunto per tutti i tipi di capelli, è una maschera molto densa e si vede che all'interno contiene degli oli, ha un profumino molto buono, delicato, mi nutriva molto bene il capello. Avevo preso la combo shampoo e maschera, dello shampoo ve ne avevo già parlato in un precedente video, non mi era piaciuto tantissimo, invece la maschera mi è piaciuta molto, anche questi sono prodotti comunque di fascia di prezzo media, non sono da supermercato, però io li avevo presi sempre con uno sconto, mi sembra da Sephora, ero curiosa, mi incuriosiva questa linea, volevo provarla. Poi, struccante occhi bocciatissimo, questo è di Skin Station, è una marca che trovate da Tigotà, che c'è da poco, io almeno qua a Genova l'ho vista da poco, mi ha incuriosito, ho preso il bifasico, non prendetelo assolutamente, mi bruciava gli occhi da morire, ma a parte quello che può essere soggettivo, magari un'altra persona non fa bruciare gli occhi, non struccava bene e in più lasciava quella patina unticcia sul viso che è proprio una cosa che odio nei bifasici, quindi no, bocciatissimo, non lo ricomprerò mai più. Poi ho fatto una maschera, questa è di Herborian, è la Bamboo Shot Mask ed è una maschera rimpolpante effetto freschezza. L'ho fatta una sera in cui ero veramente molto stanca e avevo bisogno appunto di una sferzata di energia e infatti c'è scritto ottima perché mi è piaciuta veramente tanto, come mi era piaciuta anche di Herborian quella bianca che si chiama Blanc de Shot che io ho anche ricomprato, sono tra le maschere in tessuto che io ho provato finora che mi sono piaciute di più in assoluto, sono super super imbevute, infatti voi quando aprite la bustina poi prima di metterla, se come me fate video comunque da parte per i prodotti finiti, comunque prima di, se la buttate no che ve frega, però dovete proprio svuotarla perché contiene tantissimo siero dentro, quindi altrimenti mi va a impedestricciare tutto. Questa appunto è al bambù, va tenuta una trentina di minuti, io queste maschere di solito le faccio quando sono in relax davanti alla TV, preferisco fare queste piuttosto che quelle in crema che poi comunque devo andare a risciacquare e comunque il tempo di posa è inferiore, invece qua sto una mezz'oretta, vado tranquilla davanti alla TV, la tolgo, massaggio l'eccesso di siero e questa mi ha dato veramente un effetto davvero rimpolpante ma soprattutto distensivo della pelle che in quel periodo era molto stanca, quindi ve la consiglio, non è a un prezzo eccessivo, le trovate da Sephora. Poi, altro prodotto che ho amato, questo è di Roger Ingallet ed è Laura Mirabilis, la maschera detergente. Allora, si può usare questo prodotto sia come maschera, quindi è una maschera idratante sostanzialmente, che come struccante, detergente struccante. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Io l'avevo aperto quest'estate in vacanza, ad agosto, l'avevo usato per tutta la mia vacanza, 15 giorni al mare, poi avevo degli altri prodotti da finire e l'ho ripresa in autunno e mi è piaciuta tantissimo sia durante il periodo estivo che durante il periodo autunnale. Ha un profumino veramente fresco e sa proprio di pulito,
è un detergente che strucca benissimo. Ah, io non l'ho mai usato come maschera, l'ho sempre usato come detergente dopo la prima fase di struccaggio, la sera, quindi. Non mi tira la pelle, mi lasciava la pelle veramente morbida, e, per cui io ve lo consiglio. È proprio un detergente che mi è piaciuto moltissimo. A differenza invece di questo di Kiehl's, che è un diciamo deluxe sample. Questo è l'Ultra Facial Cleanser per tutti i tipi di pelle. Io questo lo tenevo nella doccia, perché io tengo sempre un detergente dentro la doccia, perché magari a volte mi faccio la doccia di sera, quindi passo con l'acqua micellare, poi mi butto sotto la doccia e finisco di struccarmi con un detergente, dato che era appunto un campione da 30 ml, ma ha una consistenza terribile, quasi vischiosa, proprio non mi piace, va molto diluito con l'acqua e ne basta poco. Non che non strucchi, perché strucca bene e pulisce bene, però a me faceva tirare tantissimo la pelle, me la seccava da morire, ma proprio che uscivo dalla doccia, asciugavo con l'asciugamano e mi vedevo proprio la pelle quasi con le crepe, cioè, ma una cosa proprio che dovevo proprio subito andare a mettere il tonico, mi dava fastidio da morire. Quindi qua dice che è per tutti i tipi di pelle, ma direi proprio di no, perché io ho una pelle che va da normale a mista e mi faceva questo effetto, figuriamoci una persona che ha la pelle secca. Secondo me è un detergente che può andare bene per chi ha la pelle proprio grassa, ma comunque ha una consistenza che non mi piace e aveva anche un odore stranissimo, quasi tipo di petrolio, cioè no, proprio no, non so com'è l'inci, sì, abbastanza schifezze dentro infatti. In fondissimo c'è olio di mandorle, di avocado, ma proprio agli ultimi posti dell'inci, quindi no, bocciato. Poi... altro prodotto, questo invece è per il corpo, ed è l'olio siero volumizzante seno di Collistar. Questo prodotto qui mi aveva incuriosito tantissimo perché era una novità, l'avevo preso all'inizio dell'anno facendo un ordine su Collistar dove avevo un bello sconto, o forse per il mio compleanno, no, per il mio compleanno avevo un bello sconto, mi sembra del 30%, avevo preso degli altri prodotti corpo perché io adoro ad esempio le capsule anticellulite, quella la caffeina, e comunque come prodotti anticellulite Collistar è tra i miei preferiti. Ho detto infiliamoci anche questo perché è una novità e mi incuriosisce, ma sinceramente sì, ha un olietto, sì, è proprio un olio siero, cioè è un siero un po' più oleoso, è piacevole da applicare sul seno, però io non ho visto tutti questi risultati. Io vi ho già detto più e più volte che continuo a preferire la crema seno dell'Aleocrema che trovo da Tigotà a 6€. E quindi io provo a volte altre cose, ma poi torno sempre da lei. Adesso ne sto usando una dei provenzali, che non mi sta dispiacendo, che tra l'altro va bene anche per l'interno delle braccia, quindi è rassodante proprio. Non mi sta dispiacendo, ma l'ho usata poco, quindi ancora devo capire se mi piace più quella dell'Aleocrema o questa. Però in ogni caso quella costa comunque molto meno rispetto a questa di Collistar. Poi ho finito una cremina mani di Essence. Questa è con olio di karité, che la tenevo nella borsetta, alla faccia della borsetta, mi porto dietro la casa, io di solito, vabbè, la tenevo in borsa, quindi questa piccina da 25 ml, non era male, era abbastanza idratante anche, per il prezzo che ha, veramente pochissimo, profumino buonissimo, quindi se vi capita prendetele, se volete delle creme mani così da tenere in giro, piccoline, poco ingombranti, non è male per niente. Poi ho terminato questa maschera di Bottega Verde alla magnolia, la maschera antistress illuminante, che mi è piaciuta tantissimo, proprio tantissimo. La maschera, diciamo, idratante, perché comunque per pelli disidratate e stanche, e antistress migliore che io abbia mai provato finora, ha un prezzo contenuto. Si vede proprio la differenza e soprattutto è velocissima da fare perché è da tenere solamente 3 minuti e potete farla anche 2-3 volte a settimana. Quando io avevo la pelle veramente stanca, stressata dal lavoro, comunque dagli impegni, dalla stanchezza, vedevo proprio la differenza, quindi ve la consiglio assolutamente. Poi ho finito questo fluido idratante e mattificante di Kiko della linea Hydra Pro Matte. Questo mi ha accompagnato per tutta l'estate. L'avevo già aperto in primavera, ma quando ancora non faceva tanto caldo e era un po' poco idratante per quel periodo. La mia pelle aveva bisogno di qualcosina in più. L'ho poi ripreso quando è scoppiato il caldo e mi sono trovata benissimo. È una lozione bella leggera, quindi secondo me se avete le pelli comunque normali, miste, grasse, è perfetta, soprattutto nel periodo estivo. Se avete la pelle grassa potrebbe andare bene anche d'inverno, perché idrata al giusto, ma non appesantisce e non unge, soprattutto è un'ottima base trucco, quindi consigliatissima.
Altro prodotto consigliatissimo, questa volta devo dire che mi è andata bene perché mi è piaciuto quasi tutto quello che ho terminato, è questo siero di Delidea, questo è il siero viso prime rughe al melograno. Anche questo prodotto, ve ne ho parlato mi sembra nel mio video della skincare estiva, mi è piaciuto da morire, me lo sono proprio bevuto, cioè mi è durato pochissimo, giusto 2 mesetti, perché mi è piaciuto proprio tantissimo. Quando faceva proprio caldissimo ad agosto l'ho usato al posto della crema notte, proprio direttamente, perché comunque è un siero abbastanza consistente. Verso la fine, diciamo fine settembre, primi di ottobre, ho poi fatto seguire la crema notte trattamento, ma veramente lascia la pelle rimpolpata, morbida, elastica, si vede proprio che è un siero anti-età ed è perfetto secondo me per la fascia di età dai 30 ai 40, quindi anche questo facilissimo da reperire da Tigotà, lo trovate, costo medio mi sembra sui 12 euro, a volte fanno delle offerte quindi potreste pagarlo anche meno, ve lo consiglio, sì assolutamente. Poi leva smalto a immersione, questo di Mille Luci, sempre acquistato da Tigotà con vitamina E. Devo dire che mi è piaciuto come acetone, nel senso rimuoveva molto bene lo smalto. L'unica pecca è che forse è un po' piccolino il beccuccio, soprattutto il foro della gommina, quindi non so, poi dipende anche forse dalle dita, dalle mani, quanto le avete grandi. Facevo un po' fatica a pucciare bene il dito per toglierlo, però poi una volta che andavo a insistere si toglieva comunque molto bene lo smalto. I miei preferiti rimangono comunque quelli di Kiko e quello di Puppa, perché veramente fatti così, tirate su e lo smalto è andato via completamente, però anche questo non era male. Poi ho terminato questa crema che non troverete mai perché l'ho comprata in Grecia l'anno scorso a Kos, è una crema artigianale fatta proprio biologica con prodotti di Kos, del territorio, dell'isola eccetera, ed era una crema al corpo e mani idratante all'olio di oliva, proprio fatto con le olive, e questa era la profumazione vaniglia, in realtà era proprio come un balsamo ricchissimo, infatti vedete che non è che sia tanto ma ne bastava pochissimo perché poi scaldato con le mani si andava a sciogliere e idratava veramente benissimo e si trasformava praticamente in un olio idratante. Mi è piaciuto molto questo prodotto, l'avevo pagato mi sembra sui 18 euro, però comunque un prodotto artigianale, ero capitata in una bancarella locale in un paesino di un'escursione che avevamo fatto un pomeriggio, mi aveva incuriosito moltissimo questi prodotti e mi è piaciuto. La ditta si chiama Skrafnakis, c'è anche il sito comunque, magari ve lo metto qua sotto perché può darsi che vendano online, non lo so, comunque si vede che è un prodotto comunque artigianale, è molto ben fatto, molto ben studiato. Poi un po' di maschere, vi faccio vedere un'altra maschera, diciamo di queste monodose, questa è della Garnier, la Skin Active, sono le maschere nuove appunto con cui potete fare 3-4 applicazioni. Questa è la Juicy Mask al limone e attivo lisciante, quindi è per pelli un po' spente, con la grana della pelle irregolare, un po' schiarente, sinceramente non è niente di che, non ho visto grandi risultati. Se voglio una maschera comunque così che mi dia subito luminosità e mi rinnovi e mi uniformi la pelle, uso quella di Kies alla curcuma, decisamente. Poi altre due maschere in sample, comunque travel size. Questa è di Kiehl's, ed è la maschera alla calendula e aloe che mi avevano regalato a un evento da Kiehl's qui a Genova, e da provare appunto quando mi avevano invitato alcune noi blogger per dei nuovi prodotti, tra cui questa che era la novità. In primavera mi era piaciuta da morire e infatti all'evento successivo a cui mi hanno invitata sono andata a comprare, cioè ne ho approfittato e mi sono comprata proprio quella grossa che ho già aperto quest'estate, ma poi ricontinuerò ad utilizzare quando avrà di nuovo caldo, perché questa è proprio una maschera idratante ma soprattutto calmante, lenitiva, e quando fa caldo è fantastica, cioè proprio vi rinfresca da morire, vi tonifica la pelle e la trovo anche ottima se fate per esempio la ceretta e i baffetti, se vi depilate appunto con la ceretta e vi arrossate un pochino, subito dopo l'applicate vi calma subito tutto, perché comunque contiene sia aloe che calendula, veramente un ottimo prodotto.
L'altra maschera è di Peter Thomas Roth. Io ho preso un set di tre maschere da provare così in pottino piccino. Le altre due devo ancora aprirle. Questa era quella al cetriolo ed era detto Sinante, però non mi ha entusiasmata, niente di che, sicuramente niente a che vedere con quella di Kiehl's. Non la comprerei, mi ha fatto piacere provarla, però non la comprerei, niente di particolare. Poi ho finito lo scrub labbra agrumato della Bioficina Toscana, che mi piace tantissimo. Adesso ho comprato quello di Lush, sono i miei preferiti, li alterno a seconda di, se mi trovo in giro prendo quello di Lush, se no ordino questo. E mi piace sia quello agrumato che quello più dolce, mi trovo bene. Io non ho grossi problemi di labbra secche, quindi non ho delle esigenze, chissà quali esigenze a livello di scrubbare le labbra. Una volta a settimana mi faccio lo scrub e va benissimo. Poi ho finito due contorno occhi, uno è di Vrochet, questo era l'Elixir 7.9, che adesso si chiama Elixir Jeunesse perché la linea è stata rinominata, un po' riformulata. Comunque era il roll-on energia giovinezza, quindi è la linea un po' antifatica e anche antinquinamento, che va bene quindi un po' per tutte le età, soprattutto se vivete in città. Mi è piaciuto molto questo contorno occhi, ha le tre perline che voi andavate a passare, sono molto fresche, ed estate lo tenevo anche in frigo, così questo effetto era ancora più accentuato. Schiacciate leggermente, esce il prodotto dal centro e poi con le rotelline andate a fare il massaggio. Molto fresco, molto decongestionante e illuminante anche, quindi mi è piaciuto e ve lo consiglio assolutamente. L'altro che mi è piaciuto sempre tantissimo è di Murad ed è della linea Essential C, quindi quella è la vitamina C. È uno dei pochissimi contorno occhi che io ho usato che contiene SPF all'interno, e contiene un SPF 15, perché comunque anche la zona del contorno occhi va protetta. Io questo l'avevo portato in vacanza, l'avevo iniziato in vacanza perché appunto, soprattutto prendendo tanto sole, lo mettevo al mattino prima di andare in spiaggia e già mi piaceva molto. Poi l'ho portato a termine, è un campioncino, quindi sono 4 ml, l'ho portato a termine poi qua, ma comunque al mattino mi piaceva perché mi dava una sferzata di energia. Veniamo invece al make up. Ho finito questo top coat di Mavala, questo è il gel finish top coat. Buono, ottimo top coat, però non sono riuscita ad arrivare proprio in fondo perché è diventato veramente super colloso, come la maggior parte di top coat effetto gel che io comunque utilizzo di solito. L'unico che non me lo fa è la Brico di Dior, però comunque è buono, l'ho usato praticamente tutto. Poi ho finito due mascara, uno è di Vrochet ed è il Volume Vertige, ed è questo qui con questo scovolino in silicone. Io avevo preso questo qui marrone perché io utilizzo spesso anche il mascara marrone. È il mascara di Yves Rocher che preferisco, io li ho provati tutti perché prima ero presentatrice Yves Rocher, quindi li ho provati un po' tutti. Questo qui dà un bel effetto volume, separa bene le ciglia e quindi ogni tanto l'ho comprato nel tempo. L'altro che ho finito è questo di Clarin, che credo non facciano più, mi sembrava che si chiamasse Longueur o qualcosa del genere, ed ha questo scovolino piccolino fitto fitto. Mi era stato regalato da mia zia, ma non mi sono trovata benissimo perché è un po' troppo piccolo come scovolino, io ho gli occhi molto grandi e per andare a prendere un po' tutte le ciglia dovevo lavorarlo un po', e soprattutto sì, aveva un bel effetto allungante, però preferisco i mascara volumizzanti. Infine, ultima cosa, ho finito il mio Radiant Creamy Concealer di NARS, questa è la colorazione Custard che ho usato quindi durante l'estate perché è un po' più scuretta rispetto a quella che comprerei adesso, è il mio correttore preferito in assoluto. Non l'ho ancora ricomprato perché sto finendo il Double Wear, che era molto chiaro che l'avevo preso l'inverno scorso, poi comunque comprerò questo ma nella colorazione Vanilla, che è quella più chiara. Bene, fine dei prodotti terminati, sono soddisfatta anche questa volta, direi che ci ho dato dentro alla grande e ci vediamo poi al prossimo video, che non so ancora cosa sarà, penso che poi prima o poi arriveranno anche i preferiti dell'anno, visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno. Io vi mando un bacio grande, se il video vi è piaciuto mettete un like, se siete passati di qua per la prima volta e vi interessano i miei video iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione, ciao!